Salve carissimi e ben ritrovatissimi oggi qui sul canale dei creativi. Sono veramente contento di poter stare in compagnia vostra. Un segreto artistico. Quello che farò stasera insieme a voi è creare di getto. Secondo me la creazione di getto è veramente... Intanto inizio proprio a lavorare. Allora, innanzitutto vi dico il materiale che sto utilizzando. Questo qui è plastilina. Se avete domande fatemele pure, perché se vi posso aiutare sono sempre a disposizione. Questa è un tipo di plastilina con meno cera e facilmente lavorabile. Ripeto, se avete domande fatemi allo specifico. Avete presente quando guardiamo un cielo, no? Quando guardiamo un cielo noi abbiamo la sensazione che le nuvole possano... Io non credo che ci vuole tanta fantasia, no? Perché qualcuno magari potrebbe pensare che sto troppo... fantasioso, dice questo è troppo, do gli spazi alla fantasia. Io non credo che sarà capitato a tutti di guardare un cielo e mentre magari guardi le nuvole, il modo in cui si plasmano le nuvole sono infiniti, quindi poi dipende dall'artista che guarda, perché l'arte è questa, no? L'artista vero è sempre chi vede, l'artista che fa è solamente quello che tra virgolette si mette in gioco. Io con queste telecamere vi giuro, ma sinceramente è passato un po' di tempo per cambiare sta schedina, una cosa e un'altra, e quindi mi sono dimenticato dove eravamo arrivati. So che vi stavo a fare quell'esempio delle nuvole per dire quello che penso sul discorso della creatività così di getto. Cioè, secondo me è la più sublime, è quella che proprio ci permette proprio di rilassarci. Infatti una cosa che non ho mai capito, forse esisterà sicuramente, è perché abbiamo oggigiorno ci stanno tante forme di meditazione, no? La gente medita in tutti i modi. C'è chi va nelle scuole, chi fa yoga, chi fa ginnastica. Io credo che ci dovrebbe essere più proprio più materiale creativo di qualsiasi genere. Mi piacerebbe molto che i ragazzi si avvicinassero a questo concetto del creare senza paura, mettersi in gioco così, liberamente, senza avere paura di essere... Ciao gli vicini che... Giravamo e ecco qui. Io adesso ho un altro inconveniente che mi si sta a scaricare il computer. Quindi vediamo se faccio tutto in un secondo. La tecnologia è bella, se non dasse tanti problemi. C'ha un modo tutto a sé per essere capita. Pure la tecnologia è qualcosa che su tanti aspetti basta un niente, hai risolto un problema che 2 minuti prima cercavano di risolverlo in 10 magari, no? Cos'è che non è strano in questo mondo? Ma non è forse proprio la stranezza, la non conoscenza di tutto che rende così bello il mondo? Cioè, bello è una forma poetica, perché se no sono sicuro che chi mi sente parlare dice questo fa il positivista, quello che è positivo. No, il mondo te offre tutti gli aspetti, nero, bianco, tutti i contrapposti. Anche il mondo, vedete, mo c'è un altro problema, cioè... Ok, ragazzi, ritornando a noi, iniziamo a vedere qualcosa. Interessante, devo dire, il rilassamento assoluto che mi dà fare composizioni libere, veramente interessante. Inizia a non dispiacermi.
Forse vorrei, adesso che ho visto questa spaccatura, la vedete questa spaccatura qua? Crea tipo un bilico e vorrei giocare su quel bilico. Questo è il mio intento adesso, perché il bilico mi trasmette quello e allora vorrei giocare, andare ancora di più a portare in bilico facendo una sorta di... Perché questa è la cosa più bella, fare senza avere progetti. Io questa che vedete lo distruggerò, sarà distrutto non appena l'avrò finito, come fanno i tibetani, cioè i monaci buddisti, i monaci tibetani, fanno il famoso, come si chiama? Scrivetemi il nome se ve lo ricordate, vi prego. Vabbè, insomma, fanno questa grande composizione floreale che è proprio la vita, cioè petalo dopo petalo, petalo dopo petalo, si mettono lì e poi alla fine distruggono, quando è finito distruggono tutto. Do un bel saluto dal canale Creativi e ci vediamo alla prossima. Sapete che ho fatto i ciao.